agricoltura e in questo caso abbiamo ascoltato e accolto le richieste di tanti agricoltori che ci avevano appunto chiesto di riportare questa festa a grottaglie con l'attenzione necessaria e abbiamo organizzato questo evento che si svolgerà all'interno del centro storico, in particolare un dibattito, un focus sulla logistica e sull'aggregazione, che sono i temi di particolare interesse per il territorio di Grottaglie, dove in effetti il problema dell'aggregazione è un problema molto sentito e quello della logistica è strategico per il futuro delle nostre produzioni agroalimentari. Ovviamente nella seconda serata parleremo dei contratti di royalties, che sono un altro tema sentitissimo dei nostri agricoltori. Il parterre degli ospiti è assolutamente straordinario, di alto profilo, per cui l'invito è a partecipare, a porre domande, a dare un contributo a questo dibattito e ovviamente a degustare l'uva e i piatti che verranno realizzati all'interno del centro storico dalle nostre attività, dai nostri commercianti, dai nostri ristoratori. Ovviamente è stato messo insieme un grande gruppo di produttori locali che hanno creato una rete, hanno creato, ecco, questa iniziativa che nasce dal territorio, nasce con le imprese, nasce, insomma, ecco, la grande comunità che è intorno all'altro grande valore della città di Grottaglie, quell'uva da tavola, e prova a rilanciare un settore che in questo periodo, a causa degli eventi climatici, ha avuto un rallentamento, ma siamo sicuri che i nostri grandi agricoltori riusciranno a ripartire alla grande. Ecco, un evento, come le diceva, che mette insieme la festa, la degustazione dei prodotti enogastronomici, la conoscenza del territorio, perché si svolge nel centro storico di Grottaglie, e le eccellenze appunto agricole di Grottaglie. Fare sistema, fare gruppo, conoscersi e farsi conoscere è anche un modo nuovo di fare turismo. In questi giorni sulla copertina di un settimanale nazionale c'è Grottaglie, investire insomma per farsi conoscere anche al di là del proprio confine, nel mondo oramai tecnologico, diventa un obbligo. Sì, stiamo lavorando tantissimo sulla comunicazione, abbiamo già avuto numerosi finanziamenti regionali, ma altro lo stiamo investendo come risorse comunali. Riteniamo che Grottaglie debba essere presente sulle copertine di tutti i giornali di caratura nazionale e internazionale. L'evento della Festa dell'Uva, tra l'altro, è un evento finanziato dalla Regione Puglia, per cui anche in questo caso un bel progetto e abbiamo portato a casa anche un altro finanziamento. Quindi diciamo che le idee che abbiamo sono tante, piacciono alla regione, piacciono alle riviste che le pubblicizzano e credo che i risultati si stiano già iniziando a vedere e si continueranno a vedere in futuro. È un lavoro di programmazione, di progettazione che stiamo facendo giorno per giorno, ma che diciamo darà risultati per il futuro. E qui il turismo credo che stia avendo un ritorno positivo e i numeri ci danno ragione. Ecco, lo diceva prima, ma ribadiamolo, fare agricoltura oggi non è come farla anche solo 10 o 20 anni fa. Bisogna conoscere le leggi, bisogna dotarsi degli opportuni strumenti. Festa dell'uva è anche questo, fare un focus su degli argomenti che magari sembrano secondari, ma in realtà sono indispensabili. No, in realtà noi abbiamo i migliori produttori di uva da tavola di tutto il mondo e ovviamente bisogna aiutarli nell'acquisire gli strumenti giuridici e non solo affinché possano stare sul mercato, competere, non trovarsi, diciamo, nelle difficoltà che spesso si sono, diciamo, riscontrate nel tempo. Per cui noi siamo al loro fianco e investiamo anche affinché loro possano essere competitivi da tutti i punti di vista, per cui il focus sulla logistica e quindi la prospettiva futura, come ho già detto, è quello sulle tutele dei produttori circa appunto i brevetti delle uve, che sono, diciamo, dei temi che se non affrontati correttamente possono incidere negativamente sulle attività dei nostri agricoltori. Ecco perché ci stiamo concentrando su questi elementi. Allora, tutto questo e tanto altro ancora nella festa dell'uva di Grottaglie, un invito del primo cittadino a tutti quelli che vorranno essere con noi. Sì, certamente, tutti i cittadini di Grottaglie, i cittadini dei comuni limitrofi, i turisti, tutti li invito a venire ad assistere ai dibattiti, ma soprattutto a prendere i ticket e a degustare
gli straordinari prodotti realizzati dai nostri produttori locali e dai nostri ristoratori, perché sarà un'altra bellissima festa all'interno della città, in un momento in cui appunto si sta provando anche a destagionalizzare. Siamo in un periodo di bassa, come si suol dire in termini turistici, però un prodotto di qualità, un prodotto alto, per cui venite a Grottaglie e passate con noi due bellissime giornate.